L'articolo 18 non si tocca. Aprono il corteo i lavoratori della De Tommaso, 999 lettere di licenziamento. Non ci ha mai fatto lavorare, ci ha sempre lasciato in cassa, zero ore. Lei da quant'è che non fa un'ora di lavoro? 4 anni. Tutti da 4 anni che non fate neanche un'ora di lavoro. Siamo senza lavoro. Lei lo vorrebbe il TFR in busta paga? Ci devono dare il lavoro, non il TFR. Prima il lavoro, altro che pensare al TFR. Vogliamo i fatti, non chiacchiere. Devono stare tutti zitti. Il mio TFR è sparito. Il TFR di tutti i dipendenti della Lucchini. Tutti voi è sparito, non sapete più TFR. Uno, non ce n'è più. Politici, banchieri e polizia, molti gli studenti vi cacceranno via. Sta partendo il corteo degli studenti e dei centri sociali che si unirà a quello della FIOM. Non ci stiamo, è questo tentativo maldestro di far vedere che in Italia va tutto bene. L'hashtag Renzi, noi non ci stiamo, contro la manovra economica che è stata annunciata nelle ultime ore, 4 miliardi di tagli. Portatelo a Renzi sto messaggio, al fratello di Berlusconi, portatelo a lui, va! È una Torino orfana della sua storica azienda, la Fiat, che dopo 115 anni non è più Fiat ma Fiat Chrysler. Noi a Mirafiori chi è fortunata fa 3 giorni al mese, altro che Marchionne doveva investire, ci sta prendendo in giro dal 2010. Il corteo della FIOM sta avanzando verso Piazza Castello e qui ci sono gli studenti, padri e figli precari. Se tu sei a casa con i genitori, io sono un lavoratore. Io non lavoro, cazzo, ma non sto lavorando, cazzo. Io l'affitto lo pago, hai capito? Non è che se ho 20 anni valgo un cazzo. Che lavoro fai? Qualsiasi che capita, cameriera, aiuto cuoco, ho lavorato al bingo, ho lavorato al Carrefour di notte. Il corteo sta arrivando, siamo a Piazza Castello, è tutta blindata e alle spalle c'è il Teatro Regio dove sono riuniti 47 ministri del lavoro, tra cui anche il ministro Poletti, si discute di carta dei diritti sociali. Guarda, guarda, lanci di uova, gli studenti hanno cercato di avvicinarsi ai blindati della polizia, guardate. C'è la FIOM sul palco. Noi questa volta, ed è un impegno che dobbiamo prenderci verso i lavoratori e verso il paese, stiamo facendo sul serio. La polizia butta lacrimogeni, i ragazzi rispondono. La polizia sta caricando, i manifestanti continuano a tirare bottiglie. C'è la piazza dei metalmeccanici che si sta dissociando. Ragazzi, non facciamo cordoni contro, noi guardiamo i nostri per tranquillizzarli, ma loro sono con noi. È ovvio che abbiamo degli obiettivi diversi ed è un modo di pensare diverso, però non facciamo la guerra fra poveri, non ci facciamo la guerra fra poveri. Occhio, occhio, attenzione, sono partite altre cariche, stanno caricando la piazza mentre Landini sta parlando dal palco. Stanno sparando, senza motivo. Sapete, non si può scioperare. Altezza uomo, i lacrimogeni. Ma poi perché? Ma perché? Lì però ci sono molti vostri figli, lo sapete? Sì. E quindi? Hanno ragione, devono far casino. È il servizio d'ordine della FIOM che sta andando a parlare con la polizia. Occhio, occhio! Guardate i lacrimogeni che stanno arrivando praticamente dove sta continuando in maniera surreale a parlare Landini. E allora il cambiamento deve essere fatto andando a prendere i soldi dove sono. Perché il governo non... Un poliziotto che è stato colpito. Cinque fermati, ci sarebbero 5 fermati. Uno. Questo è un altro, guardate, se lo stanno portando, il secondo. Altezza uomo! Con cosa ti hanno preso? Con lacrimogeno, sì! Quanti anni hai? 15! 15 anni! È lotta per il mio futuro, cazzo!